anche a velocità iniziale, perché soprattutto i bambini più piccoli mi sembrano abbastanza provati da questa esperienza. E allora adesso procediamo alla premiazione del settore B, categoria C. Viene premiato il liceo scientifico Carlo Pisacane di Sapri, che ha fatto un lungo viaggio per arrivare qua. È premiato il corpo di Grazie. Il colore della giustizia, con la seguente motivazione: con un linguaggio semplice, incisivo e simbolico, il cortometraggio comunica un messaggio di speranza diretto, efficace e di immediato impatto emotivo. La strada, metafora di un percorso di vita, diventa sintesi dell'esperienza umana, una sfida per chi vuole intraprendere un cammino verso la legalità. Invitiamo il preside o un suo rappresentante, il professore, a venire a prendere la targa e la consegna il dirigente Cascino, dottore Cascino, grazie. Perché siamo noi ci siamo voluti scrollare di dosso un po' di pigrizia che la scuola italiana vive anche per ragioni di tipo, abbiamo anche materiale, perché non ci sono molte risorse. Proprio vi ho detto, partecipiamo. Abbiamo fatto un percorso sulla legalità, sull'educazione alla legalità. Il nome di Rocco Chinnici, per quelli della mia generazione, insomma, è un nome importante, e ho cercato di trasmetterlo ai ragazzi, e la dirigente scolastica, che si scusa ma oggi è al Ministero per ragioni appunto di organico, non ha potuto partecipare, la dirigente scolastica ci ha dato subito il suo assenso, il suo ampio consenso, la sua soddisfazione per questa scelta. Abbiamo partecipato, ma noi avevamo deciso di venire qui, e infatti ho la testimonianza, vedo che la giornata mi conferma in questo, a prescindere dal premio. Abbiamo deciso già, ho detto ai ragazzi, noi andremo alla cerimonia di premiazione, qualunque sia la cosa, e dico che la giornata, perché questa giornata fatta di esperienze, di identità, di discorsi importanti, è una giornata formativa, e quindi a prescindere da qualunque premio, quindi è lezione. Grazie. Noi ci siamo permessi di portare anche un ricordo della nostra città, la spigolatrice di Sapri. Noi siamo legati a Carlo Pisacane, all'esperienza, e la poesia, e Pisacane nel suo testamento politico concludeva dicendo che appunto è comunque un onore per l'Italia avere giovani che si immolano per il suo avvenire, e lui si è immolato per il suo avvenire, ma anche noi dobbiamo lottare e insomma sacrificarci per l'avvenire, per l'unità dell'Italia. Grazie, veramente. Grazie professore. Per questa Italia unita vogliamo augurarci che i 300 che dovrebbero tenerla in vita non siano morti come i 300 di un tempo. Grazie ragazzi, vi invitiamo ad essere qui presenti pomeriggio, ci sarà la premiazione, la conclusione di tutta la manifestazione. Grazie ragazzi. Grazie. Menzione speciale all'Istituto di Studi Superiore di Leonardo da Vinci di Fasano Brindisi, scusate un attimo,